E adesso ci colleghiamo con Urbino, dove il corteo storico oggi pomeriggio ha dato il via alla 34esima edizione della Festa del Duca. Vedo già in postazione Davide Cecchini. Davide, a te la linea. Grazie, grazie per la linea. Simona, come vedi sono seduto qua in una seggiola veramente importante perché questa sera ci sarà la rievocazione, qua siederà il Duca. Siamo in piazza Duca Federico, naturalmente questa è la festa del Duca di Urbino che è appena cominciata, saranno 3 giorni di grande festa e ho qua a fianco a me una popolana un po' importante perché lei è Beatrice Giannotti che ha un po' organizzato l'evento. Ecco, Beatrice, andiamo a fare una bella passeggiata in questa piazza perché insomma ci sono tante sorprese che abbiamo già visto e che soprattutto andremo a vedere insieme. Sì, tante attività che meritano, ricostruzioni storiche del 400, appunto, del periodo rinascimentale in cui Urbino ha visto il suo maggiore splendore. Ecco, soprattutto vedete che questo è il clima che si respira, perché giustamente nel Rinascimento c'erano i buffoni di corte e i giullari. E loro cosa fanno? Loro fanno incursione e disturbano la piazza, perché qua si rivive un po' come un grande museo all'aperto. Ecco Beatrice, andiamo. Vorrei specificare che non ci sono solamente dei mercati ricostruiti storicamente, tante attività che meritano perché studiate, fedelmente storiche. Ci sono anche tanti spettacoli come i Giullari del Diavolo che ci hanno adesso fatto irruzione durante la diretta. Ci sono attività per tutti i gusti, per le famiglie, per i giovani. Diciamo che il mercato è una di quelle attività che si può ricollegare ad entrambe queste categorie. Ecco, io mi sono stupito perché girando proprio per i vicoli di Urbino, allora già Urbino è proprio bella in sé, quindi continuiamo a fare questa bella passeggiata perché ci stiamo avvicinando, io già li sto guardando, che sono proprio quasi una rievocazione vera, sono proprio degli armigeri che ci faranno vedere qualcosa perché vedo già armi pronte, armature in atto, perché qua ragazzi si rivive veramente il Rinascimento. Assolutamente, sì, ci sono questi gruppi storici che sono nostri ospiti qui ad Urbino ormai da anni, che come potete vedere hanno costumi fedelmente riprodotti dal 400, che fanno dimostrazioni di armigeri, appunto, che fanno duelli. Ci sono tutti i lavori dell'epoca che potranno magari spiegarvi anche se volete in seguito. Ecco, io mi permetto di fare 2 domande, se è possibile. Allora, chi troviamo qua? Vedo un'armatura qua molto molto particolare, particolareggiata. Di chi si tratta? Allora, noi siamo la Compagnia dell'Istria, veniamo da San Marino e come appunto rispettando anche l'epoca, cioè il 1463, patti di Fossombrone tra San Marino e Urbino, rappresentiamo dei mercenari comunque al soldo del Duca. Quindi come possiamo vedere là la bandiera, quella blu gialla con l'aquila nera del Duca, anche l'armatura stessa, che qua abbiamo il nostro capitano. Inquadriamo l'armatura, facciamo vedere anche da casa. Qua abbiamo appunto il capitano della Compagnia dell'Istice che sta indossando appunto l'armatura che è ripresa fedelissima appunto dell'armatura dell'epoca. Ecco, io ho sentito prima, se mi permettete, vado a fare incursione qua dietro perché ho sentito delle voci particolari che richiamano una musica rinascimentale. E con questa melodia noi continuiamo questa passeggiata. Beatrice, vieni pure, ringraziamo la Compagnia dell'Istrice e naturalmente tutti i nostri telespettatori potranno venire qua in Piazza del Duca perché veramente qua si respira proprio un'aria incredibile. Qua vediamo ancora armi perché qua rievocazione storica, soprattutto nei minimi particolari, perché Beatrice mi hanno tenuto a specificare che proprio sono vestiti proprio fatti ad hoc. Certamente sono dei gruppi che con la passione per questo periodo storico si sono impegnati a riprodurre non solo i vestiti ma anche tutti gli accessori, le armi, le rievocazioni che fanno sono studiate nei minimi dettagli proprio perché è la passione che muove questi ragazzi che vengono come ospiti per questi 3 giorni alla Festa del Duca. Un ricchissimo programma, soprattutto sì. Il gioco della ita. Certo, la punta di diamante della Festa del Duca è la ita, che è questo gioco di destrezza e forza giocato ai tempi del Duca Federico nei periodi di non belligeranza. Era l'occasione per il popolo di sfidare la corte, diciamo la squadra della corte, e quindi questo gioco di potenza, proprio forza, perché si menano questi ragazzi, non è una finzione, tra il rugby e il rubabandiera, che sarà domenica sera all'Arena di Borgo Mercatale ed è riprodotto da carte proprio appartenuto a una famiglia qui di Urbino, quattrocentesche. Ecco, qua ci siamo avvicinati in un mercato, potrebbe essere il mercato del tempo. 400, vediamo sì. Proprio insomma una rievocazione ad hoc. Io volevo fare 2 domande. Se era possibile,
Se era possibile, ecco qua, perché sì, è vero, vediamo vegetazione, frutta, ma qua è un ambito un po' particolare perché nel Rinascimento c'erano tante spezie. Esatto, queste sono alcune di quelle che venivano più comunemente utilizzate nella cucina medievale e tra le più strane e particolari abbiamo queste che sono tutte varietà di pepe, da quelle che troviamo tuttora il pepe bianco e il pepe nero, pepe lungo, pepe garofanato e cubebe. Dopo altre, cannella, noce moscata e chiodi di garofano tuttora vengono utilizzate. Grazie, grazie. E, allora, Beatrice, noi spostiamoci da questa parte, anzi, possiamo vedere perché allora è tutto in allestimento continuo qua. Gli appuntamenti naturalmente li possiamo trovare dove? Pagina Facebook, sito allora, internet, perché il programma è ricchissimo. Il programma è ricco, lo potete consultare sulla pagina Facebook Festa del Duca Urbino oppure sul sito www.urbinofestadelduca.it. E io direi per chiudere qua, adesso finisce il telegiornale, prendete la macchina e venite qua a Urbino perché noi vi aspettiamo qua. Io e Beatrice, la mia popolana di fiducia. Muovetevi, vi aspettiamo per 3 giorni di festa. Vieni nello studio. Grazie, grazie mille a Davide Cecchini e ai suoi ospiti, anche per il nostro telegiornale tutto, ma fra poco trasmetteremo uno speciale televisivo dedicato al Festival Rosciano Country, un evento che si tiene ovviamente nel quartiere di Rosciano a Fano e che si svolgerà fino a domenica 16 di agosto. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.